Amici di Venni in TV e venninews.it, bentornati. Ci troviamo a Catania per la 7ª edizione dell'Expo Venni in Sud, quella 2017, e ci troviamo in compagnia di Massimo Pennisi, il presidente della fiera, che invitiamo intanto a salutare. Buongiorno, buongiorno a tutti. E a dirci quanta soddisfazione c'è in lui dopo 2 anni di organizzazione. Massimo, questa 7ª edizione è stata ben preparata, lo dimostrano i fatti, abbiamo degli stand bellissimi, sono tanti, sono già pieni e siamo solo all'inizio, abbiamo spazi molto ampi, una bella illuminazione e tante persone che stanno confluendo. Sì, è vero. Sì, siamo quindi a questa tanto programmata 7ª edizione 2017. Ci siamo salutati appunto nel 2015, quando avevamo già stabilito che la fiera si sarebbe organizzata ogni 2 anni in alternanza con la fiera di Milano, in modo da consentire agli operatori di poter avere così un'ampia, diciamo così, scelta per proporsi sul territorio a livello nazionale. In questo senso si dà la possibilità agli operatori del Sud Italia, della Sicilia, della Calabria, della vicina Malta, di poter raggiungere le proprie aziende di riferimento in un contesto facilmente appunto agevole, e consentire loro di poter visionare quanto di più moderno offre il mercato, di poter incontrare appunto le aziende di riferimento, confrontarsi, e nell'ottica di una crescita, di un sempre più aggiornamento sulle ultime novità. E apre oggi questa 3 giorni subito abbastanza vivace, abbiamo delle bellissime presenze di marchi noti, molti già partecipanti alle passate edizioni, ma altrettanti nuove che hanno appunto scelto questa opportunità per proporsi a questo mercato che ritengono diciamo di grande interesse commerciale. Quindi ci rivolgiamo appunto, ci stiamo pensando al settore del caffè monoporzionato, settore OCS, ma anche il grande mercato del vending e della distribuzione automatica. E il nostro desiderio è appunto che gli operatori di queste aree a cui ci rivolgiamo possano via via, pian piano, poter riammodernare le proprie macchine, riammodernare le proprie postazioni, no? Le proprie location, in modo da fornire ai propri clienti erogazioni sempre più di qualità, erogazioni sempre più affidabili sotto l'aspetto dell'igiene, sotto l'aspetto anche delle nuove tecnologie che il mercato propone. Tanti espositori che a oggi, anche seppur primo giorno, si ritengono assolutamente soddisfatti per la location, per il clima, ma questo non dipende sicuramente dal sottoscritto, però possiamo dire che è sempre stato così, una 3 giorni all'insegna del bel tempo, che consente quindi ai visitatori di raggiungere la fiera in modo più diciamo comodo, e agli espositori di poter godere anche di qualche momento di relax che la città di Catania propone, ma anche questo bellissimo centro che ospita la fiera con i suoi innumerevoli spazi verdi, diciamo, e sobri. Bene, e allora mi ero quasi perso, perché stavo appunto immaginando tutto quello che dicevi, perché l'ho visto personalmente poco fa mentre attendevo di entrare all'interno appunto dei locali della fiera, di Etna Fiere. Amici, allora, dopo i ringraziamenti, i saluti e la descrizione dettagliata di quella che è questa location, vi invito a rimanere incollati al vostro monitor per riuscire a guardare tutte le novità presentate in questa 7ª edizione di Expo Venni in Sud, quella 2017. Grazie Massimo. Grazie a voi, e approfitto della telecamera e del microfono per ringraziare sin d'ora
tutte le aziende partecipanti che hanno in questa edizione voluto appunto prenderne parte. Ringrazio loro perché sono l'anima appunto di questa manifestazione. Noi ci premuriamo di fornire quanti più servizi possibile affinché la loro permanenza, il loro arrivo, ecco, e la loro anche presenza qui in fiera sia la più agevole possibile e la più comoda. Ci auguriamo che così sia stato e che così sarà in questi 3 giorni, e quindi diamo appuntamento sempre su questo progetto che intende crescere, intende, diciamo così, dare opportunità sempre maggiori a questo comparto del vending a cui noi siamo ormai abbastanza affezionati. Grazie Massimo, sarà così, ci rivedremo certamente nel 2019, ma nel frattempo iniziamo a gustare tutte le novità presentate in questa edizione 2017. Non andate via, tra poco si inizia.